Kirsten Dunst è diventata mamma per la prima volta. L'attrice, 35 anni, apporrà il fiocco azzurro in Bella Vista, che sta a significare la nascita di un maschietto. Il parto è avvenuto lo scorso weekend, tra il 5 e il 6 maggio, ma la notizia è stata confermata solamente nelle ore successive dal magazine People, mentre l'attrice e il compagno, l'attore Jesse Plemons, non hanno dato annunci ufficiali né notizie tramite i loro account social. Dai magazine americani si legge: è un maschio, mamma e figlio stanno bene, come un insider ha rivelato al magazine statunitense, fornendo informazioni sulla salute del bambino. In realtà sulla stessa gravidanza c'erano state ben poche notizie. Del parto prossimo si era saputo solo a febbraio scorso quando la Dunst aveva posato per una campagna pubblicitaria, fotografata da Autumn de Wilde, mostrandosi senza veli e rievocando in un sol colpo il classico e il moderno, dal riferimento a Botticelli a quello a Beyoncé. Dal figlio, di cui non è stato reso noto il nome, al matrimonio è un attimo. Pare infatti che la coppia sia pronta a convolare a nozze, forte di questo ulteriore elemento di unione. Tra i due ci sono 6 anni di differenza, Jesse Plemons ha solo 29 anni. D'altronde dei segnali positivi in relazione ad una prossima unione si possono sintetizzare nell'anello brillante che l'attrice portava al dito in occasione degli ultimi Golden Globes, quando interrogata nel merito disse: sposerò qualcuno. L'amore tra Kirsten Dunst e Jesse Plemons è scoccato sul set della serie televisiva Fargo, del 2016, in cui la Dunst vestiva i panni della parrucchiera psicotica Peggy. Da allora i due paiono inseparabili e si può scommettere sul fatto che il bambino appena arrivato non possa fare altro che cementare la loro unione. Chi se ne frega.